Il melone amaro è il frutto della pianta Momordica carantia, appartenente alla famiglia delle cucurbitacee. La pianta del melone amaro è un rampicante ed appartiene alla stessa famiglia della zucca, del cetriolo e dell'anguria. Per questo motivo è anche conosciuto con il nome di zucca amara. Il melone amaro è molto diffuso in Africa ed in Asia e si ritiene che la pianta sia originaria dell'India. Il frutto è tenero e commestibile. Il suo nome è meritato, in quanto è considerato uno dei frutti più amari esistenti. Malgrado questo, la sua polpa ha diverse proprietà terapeutiche. La sua forma è allungata, come quella del cetriolo, con la superficie esterna rugosa. Il melone amaro è di colore verde quando acerbo, mentre diventa giallo-arancio quando maturo. Anche la polpa interna cambia colore con la maturazione. Quando il frutto è acerbo, la polpa è bianca, mentre da matura ingiallisce ed emerge anche una parte rossa brillante. Per uso alimentare, comunque, il frutto viene raccolto quando ancora acerbo. Infatti, con il passare del tempo, la polpa diventa sempre più aspra. Il melone amaro contiene l'1% di proteine, lo 0,17% di grassi ed il 2,8% di fibra alimentare. I minerali sono sodio, potassio, calcio, rame, ferro, magnesio, zinco e manganese. Vitamina A, vitamine B1, B2, B3, B5, B6 e vitamina C. Contiene inoltre folati, beta-carotene, luteina e zeaxantina. Due composti con proprietà antiossidanti. 100 grammi di parte edibile hanno 17 kcal. Pare che questo frutto sia uno dei più efficaci per quanto riguarda i benefici sul diabete di tipo 2. Il melone amaro contiene un composto chiamato carantin, che si ritiene responsabile delle proprietà ipoglicemiche del frutto. Questo composto, che è una miscela di saponine steroidei, ha un'attività simile a quella dell'insulina. Studi scientifici hanno dimostrato l'efficacia del carantin nel ridurre i livelli di zucchero nel sangue. La sua assunzione è quindi utile per evitare picchi glicemici nei malati di diabete 2. Bisogna però fare attenzione a non assumere questo frutto in contemporanea con altri farmaci che riducono lo zucchero nel sangue. In questo caso, infatti, si potrebbe creare una pericolosa mancanza di zuccheri nell'organismo. Il buon contenuto di acido folico o vitamina B9, in teoria, rende questo frutto utile alle donne in gravidanza. Infatti, la presenza di acido folico nella dieta delle gestanti ridurrebbe in modo significativo il rischio di difetti al tubo neurale del nascituro. Recenti studi hanno evidenziato come le proprietà antinfiammatorie della pianta possono apportare benefici in caso di emorroidi. Per ricevere sollievo in caso di emorroidi, si può bere il succo amaro ricavato dal frutto per 2 o 3 volte al giorno. Nel caso non si riuscisse a bere il succo perché troppo amaro, c'è anche un altro rimedio. Si può infatti preparare una pasta con le radici della pianta. Questa va poi applicata direttamente sulle emorroidi per diminuire dolore e sanguinamento. Il buon contenuto di antiossidanti rende il melone amaro un frutto utile per contrastare l'effetto dei radicali liberi. Questi composti sono infatti responsabili di molte malattie e di diversi tipi di tumore. Sono stati fatti diversi studi per studiare la correlazione tra il mangiare questo frutto e la prevenzione di alcuni tipi di tumore. Sembra che i composti presenti nel melone amaro abbiano la capacità di indurre l'apoptosi nelle cellule tumorali. Il frutto sembra particolarmente efficace nella prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Tuttavia, sono in corso ulteriori studi per verificare la reale efficacia del frutto in ambito antitumorale. Esiste più di uno studio che attesta l'utilità del melone amaro per portare sollievo in caso di asma, bronchite e febbre da fieno. Il melone amaro ha proprietà antistaminiche ed antinfiammatorie che apportano benefici alle affezioni delle vie respiratorie. In questi casi si consiglia di consumarlo prima di andare a letto.
Le fibre alimentari favoriscono il transito intestinale degli alimenti. In tal modo aiutano la digestione e prevengono la costipazione. Studi di laboratorio suggeriscono che i composti fitochimici del melone amaro potrebbero essere efficaci nel trattamento dell'infezione da virus HIV. I calcoli renali sono una condizione medica molto dolorosa. L'assunzione di melone amaro può essere utile per eliminare le sostanze che danno origine ai calcoli renali. A tale scopo, si può bere un tè preparato con la polvere ricavata da questo frutto. Bere per almeno una volta al giorno il suo succo ha un effetto tonico e depurativo sul fegato. La medicina popolare attribuisce a questo frutto proprietà antibatteriche. Per questo motivo, la sua polpa viene impiegata per il trattamento della psoriasi e delle infezioni cutanee. Il melone amaro, come detto in precedenza, contiene l'acido folico. Un composto utile alle donne in gravidanza. Tuttavia, non vi sono ancora studi che ne attestino la sua sicurezza per quanto riguarda le donne in gravidanza. Il melone amaro contiene alcaloidi come la chinina, le resine ed i glicosidi che possono causare intolleranza in alcune persone. I sintomi di tossicità possono essere una salivazione eccessiva, l'arrossamento del viso, mal di stomaco, nausea, diarrea e vomito. Per eliminare il gusto amaro del frutto, bisogna bollirlo per 5 minuti in acqua salata. In India è conosciuto con il nome Karela e viene inserito regolarmente in molte ricette. Nelle isole Okinawa, in Giappone, il melone amaro si salta in padella con le cipolle, il tofu, carne di maiale e uova. Questo è un piatto tipico della popolazione di quelle isole. In Asia orientale invece si utilizza sia essiccato che in polvere per preparare un tè freddo. In frigo si conserva per una settimana, avvolto in un panno da cucina, a sua volta inserito in un sacchetto di cellophane. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.